Senti Guido, chiudiamo la parentesi del colore con quell'aneddoto che raccontavi, ci raccontavi anni fa, che mi è rimasto impresso. Raccontavi un aneddoto legato a Eggleston quando in Italia, durante una proiezione delle sue diapositive, venne apostrofato da un giornalista che gli disse che non aveva capito niente del suo lavoro. Cosa gli rispose Eggleston, ti ricordi? No, non è in Italia. Dov'era? Eravamo a Graz. Ah, beh, per una volta tanto, Venivo. cazzo, non cade sull'italiano la scure Erano dell'ignoranza. i convegni, com'è che li chiamavano? C'è un nome specifico. Simposio. Simposio. Simposio Uber Fotografie, no, qualcosa Sì, del genere. La Cristina. Camera Austria, legata a La Camera Austria. Camera Forse la Austria. Camera Austria. Sì, con la Cristina Frisinghelli Sì, Manfred e il Weber. Marito, Manfred, sì, sì. Manfred. Ti piacevano le fotografie di Manfred? Una parentesi veloce. Non ho Le capito. fotografie di Manfred ti piacevano? Un C'erano po' sti colori tedesco, particolari. un po' tedesco. Un po' espressionista. Primo libro si Tedesco. intitolava Schwarz und Gold. Ce l'ho un paio di libri suoi, uno anche autografato. No, non. Meglio Era come un po' editore, dici? schematico, Come? un po' schematico. Oh, ci fu questa produzione di un carousel quante fotografie ci stanno. Di Un quelle numero pieno, tonde? quei Sì. ritondi, 100 cento fotografie. fotografie una dopo l'altra, a ritmo continuo, toc, 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 toc. A Venezia mi ricordo che ne portò sei. Sei caricatore. No, sei Ah, sei diapositive. Si finiva subito. Cazzo! Però teneva un bel po', lui. Perché volle che si proiettassero, che si occupassero allo stesso tempo di un carousel. Quindi una ogni tot minuti. Mi pare, ho detto sei, ma forse erano anche solo quattro, non mi ricordo. Ancora peggio. A Venezia, Dialectical Landscape, no? No, questo qua. Proietto queste diapositive, Eggleston, in platea c'era Robert Frank, c'era Ghirri, c'era Paolo Costantini che era seduto di fianco a me, c'era la da sola, c'era Schmidt. Di Biella, Michael Schmidt. Michel Smith, il tuo amico Michel Smith, c'era il professor Bolz anche, no? C'erano tutti, c'eravate tutti. C'eravamo parecchi, insomma, no? Però c'è stata diapositiva, una bistecca, un cane, un grattacielo, un'altra bistecca. Allora, quello del pubblico, dopo il pubblico silenzio, non ci fu nessuna domanda, niente, no? Eggleston non parlò durante la proiezione, fece solo vedere, no? Dopo un bel pezzo, scusi, dica, quello dell'ufficio, vorrei dire che io non avere capito nulla del lavoro di Eggleston. Passano altri 5 minuti, Eggleston si alza in piedi, in atteggiamento di uomo che, con la carabina, gli punta la carabina contro e dice: lei se fosse nel patio di casa mia a Memphis, forse capirebbe meglio il mio lavoro. E se io avessi la mia carabina in mano? Ma c'era anche un'allusione, no? Fotografare si dice to shot, no? Sparare, quindi c'era anche un'allusione alla fotografia, a guardare, a prendere la mira. Sì, lo dice anche Il fotofucile di Zanni. Fotofucile. Di Zanni. Nell'Ottocento, Quando faceva la storia della fotografia. Nell'Ottocento fotografavano con questi fucili fotografici che li appoggiavano col calcio per fare
Il problema è che gli sparavano, erano nel West, pensavano che era un fucile e gli altri gli sparavano, quindi dopo un po' li hanno dismessi. Sì, di cambiare il look. Sì, ma quello che dice che gli sparavano erano le macchine fotografiche a pistola. Ah, anche a forma di pistola, cioè. Pistola, amico. Invece il fucile, che era Etienne Marais. Sì, cioè i fotografi, il volo degli uccelli ci ricordavano. Lo vedevano in Sardegna i paesani, diceva questo qua che Sardegna bisogna stare attenti. Fare gli uccelli non ne prende mai uno perché continuano a volare. Noi, si parla del pane. Chi è? Oh Guido, ti ricordi anni fa, quando ci fu a Venezia la mostra Dialectical Landscape, a un certo punto c'erano tutti i fotografi presenti, Eggleston, Bolt, Shore, eccetera. E allora io a un certo punto mi rivolsi a tutti loro chiedendo se qualcuno aveva mai mostrato una loro fotografia ad un bambino. È presente quella volta? Cosa rispose io di preciso? Cioè, cosa rispose lui di preciso che non mi ricordo? Aspetta che mi assesto. Mi ricordo che c'era una gran calca di gente, no? La sala era piena, stracolma, te in piedi vicino alla finestra, no? Appoggiato quasi allo stipite della finestra. Io ero vicino alla porta di uscita, no? E c'era in fila tutti i fotografi che erano Eggleston, Bowles, Shore, c'era Paolo Costantini, c'era Ghirri, c'era Gianni Celati, che erano al tavolo, poi che c'era tra i fotografi c'era Gossels, mi dimenticavo. E allora ci sono domande, forse Paolo chiese al pubblico se c'erano domande. Nessuno avanzato nessuna domanda, solo che saltati fuori di te, dopo qualche secondo di silenzio, no? Chiedesti se qualcuno dei fotografi presenti aveva mai mostrato una fotografia, non mi ricordo se è una sua fotografia o una fotografia in generale, no? A un bambino, no? Ci fu un silenzio agghiacciante, no? Ci fu un silenzio agghiacciante, ci fu Shore che scrollò la testa in senso negativo, Bowles disse no, non ho mai mostrato, poi ci fu silenzio, Gossi non mi ricordo cosa disse, e poi Eggleston saltò su un certo momento, ah sì, una volta ho provato a mostrare la fotografia di una bistecca al mio cane. Dicevo prima del colore, partendo da quello che ha detto Francesco, no? Tarkovsky. Sì. Tarkovsky, mi pare di ricordare, mi correi che se sbaglio, in un film passa dal colore al bianco e nero. Stalker, sì. C'è sempre uno all'altro. Quando finisce la carrellata. Sì, comunque il bianco e nero sta per la parte sognata. Anche Coppola ha fatto un film così. Sì. Mentre Chaplin... Anche Edgar Rice. Chaplin, come fa? Bianco e nero è tutto un sogno. Vabbè, allora anche Totò a colori. Il primo film a colori italiano è Totò a colori, era metà in bianco e nero, metà a colori. Detto così c'è stato il numero 100 di Tex Willer a colori. No, hai presente il Monello? Sì,
che poi era zio Fester nella famiglia Adams quando era cresciuto, il ragazzino attore. Ah, sì, era, sì, lui. Era lo zio Fester successivamente della famiglia Adams. Il monello si vede, Chaplin seduto sulla porta, sullo scalino della porta di casa appoggiata e si addormenta, no? E a un certo momento c'è un vigile. Sì, sogna. E lui sogna, però il sogno è raffigurato da un'immagine circolare. Chissà, sempre anche nero, però circolare. Chissà se a volte, perché nel cinema delle origini cambiavano le pellicole, magari era che ne so, virata, no? Color seppia, il sogno, in bianco e nero, la parte normale. Li mettevano i colori nel cinema originale, poi sono andati persi, però, come ci insegna Cesare, che ha lavorato in Cinema della Canavita. Pensa a Méliès, no? Tutti a seconda della... La notte era blu, la notte si faceva... Il giorno era giallo, no? Quindi... Sì, però Chaplin, io ero un cultore di Chaplin. Era tutto in bianco e nero. Quello che ho visto è tutto in bianco e nero. Le sculture romane non erano in bianco e nero. Erano colorate, certo. Che cosa? Le sculture di epoca romana non erano bianche come adesso. Gli occhi colorati. Qua anche quelle greche, mi sa. Va bene. Va bene, faccio un'altra domanda, poi apriamo il forum, se vi va. Abbiamo accennato brevemente a Bernie Labecker, o Becher, adesso non so come si pronunci. C'è qualcuno che dice Becher, vabbè, comunque ci siamo capiti. Credo. E sono due autori interessanti, no? Ti sei distratto. Che gli devi dire? Diglielo. No. Allora, ricomincio. Non ho capito la domanda. Bernie Labecker, no? Che sono due autori interessanti e se per certi versi partono, si ispirano anche a Evans, no? Tant'è che sono tornati anche a Bethlehem, il luogo dove fotografava Evans, a rifare la foto che aveva fatto Evans dalla stessa angolazione. Ma a prescindere da questo, rispetto a Evans, sono molto più quotati nel mercato dell'arte, no? Anche se fanno un tipo di fotografia più monotona, più prevedibile rispetto a Evans. Quindi, secondo te, perché sono quotati di più? Perché sono apparentemente più rigorosi oppure perché fanno le foto più grandi? Ma sono quotati di più perché, come dice Danto? Sì, Danto. Arthur. È arte ciò che nasce per essere arte. No, quello era Dino Formaggio. È arte ciò che gli uomini chiamano arte. No, ma qui no, loro sono usciti dalla fotografia per entrare nell'arte. Ma sì, alla Biennale di Venezia hanno vinto il premio della scultura. Biennale come scultori. Sì. Non come fotografi, come scultori. Era. Comunque sì. Danto. Comunque non era fotografia. Non interrompete il maestro che poi si perde. No, Danto, no Formaggio. Perché anche Formaggio dice. Formaggio dice arte è tutto ciò che chiamiamo arte. Che gli uomini chiamano arte. Andando dice che arte è ciò che nasce per essere per entrare nel museo. Sì. Le fotografie di Emma non sono nate per entrare nel museo. Anche lui, come Cézanne, dice che è stufo del museo, non voglio che mi si insegni nulla. Mi piace il gergo, mi piace il gergo, insomma, no? Quindi sono il vernacolare, fuori dal mondo, anche Friedlander, caracolando una poltrona a Palazzo Fortuni, non mi interessa la fotografia artistica, mi piace il vernacolare. Sì, però per certi autori era anche un vezzo dire questo, perché poi quando alla fine finivano nei musei erano lusingati, gli faceva piacere. Sì, però io credo che ha ragione Fortini, no? Che dice che il dialetto e la fotografia potrebbe essere una forma dialettale, ricomincio la frase. Se tu fai una poesia, dice Fortini, Franco, in dialetto puoi parlare anche del pane, che non è retorico. Se la fai in italiano... Dici, se la fai in dialetto parli del pane e praticamente... Lo puoi fare in fotografia allo stesso modo.
Sì, vicino al dialetto, una forma dialettale. Quindi dici, Berni e Labèque erano in qualche modo un po' più accademici, insomma, o strizzavano l'occhio in qualche maniera al sistema dell'arte. Sì, sì. Però diventano ossessivi loro. E poi... Sì, ma ci hanno un po' sta cioè il fatto che siano seriali va bene, anche Evans era seriale per tanti versi. Sì, ma... Però c'hanno una modalità molto più circoscritta, no? Deve essere sempre nuvolo. L'orizzonte è meno vasto. Sì, è più monotona e alla fine, una volta che hanno trovato, diciamo, come dire, la firma che paga, no? La modalità che paga, la ripetono all'infinito anche per quello, probabilmente. Non hanno avuto il coraggio, no, di provare anche altre cose. Invece Evans ha provato anche cose diverse rispetto a loro. Sono tipologici. Sono tedeschi. E poi c'è il fatto che sono in due, no? La moglie è di professione fotografa, sì, e lui è di professione artista, no? Quindi quella che fa scatti è la moglie alla fine. Come al solito anche una coppiata maschilista. La moglie cucina e il marito... Perché la fotografia in questo caso fa... Fa la serva. Fa la serva, esatto. Fa la parte meno quotata. Sì, no, io per carità, in Becker... C'era anche il fatto che a cavallo tra gli anni 80, no, in Europa, non parlo negli Stati Uniti, la fotografia era un po' una novità nel mondo dell'arte, no? Comincia ad arrivare in quel periodo lì in Europa... Negli anni 80 la fotografia, seriamente. C'era stato negli anni 60 quella parentesi con gli artisti dell'arte povere, concettuali, che però non erano fotografi, erano artisti che occasionalmente facevano delle foto. Invece con Berni Labèque, Jeff Wall ed altri, negli anni 80 arrivano anche fotografi che cominciano ad entrare nel mondo dell'arte. Beh, anche gli altri. Ruff. Sì, sì, tutti quelli Struth, che vengono dalla scuola di Düsseldorf, dove esatto, insegnavano Berni Labèque, Ruff, Struth, Candida Hofer. Ma loro sono entrati già direttamente nell'ambiente artistico. Sì, perché c'erano il Grimaldello, no? Anche da gallerie volevo fotografiche. Volevo aggiungere una cosa sui Becker. Secondo me loro hanno questo tipo di ripresa fatta col cielo plumbeo, anche per la luce e la distanza che c'è su ciò che loro ritraggono. Scusa, ripeti perché... Ecco. La distanza che c'è su quello che loro ritraggono come oggetto, sì, e il tipo di illuminazione crea, secondo me, un effetto dove la fabbrica ripresa da un lato diventa scultura e dall'altro lato diventa still life, come se fosse presa, estrapolata, messa su un gigantesco fondale dove il cielo sta per il fondale fotografico, per cui viene a creare una tipologia di sguardo che viene venduta all'interno delle gallerie e dei musei come un qualcosa di nuovo nella tipologia, per cui la tassonomia che si crea è una tassonomia vendibile. Okay? Sì, perché oltretutto anche lì strizza un po' il mondo dell'arte classico, no? Morandi, la metafisica, no? Estrapolano una cosa, sì, un oggetto, in questo caso la fabbrica, non ci sono mai elementi che possono ricondurre a un periodo storico, non ci sono mai abiti, sì, non ci sono mai automobili, quindi una foto degli anni 60 è interscambiabile con una degli anni 90. Certo, perché se pensi anche... Perché, scusa, e concludo, perché la struttura delle fabbriche è una struttura funzionale, non ha niente di decorativo, quindi non c'è neanche l'elemento decorativo che connoterebbe un periodo temporale. Ma in effetti, se te prendi ad esempio la fotografia di fine 800, dove vengono fotografati, per chi non le conosce, le piramidi, i templi greci, eccetera, hanno una caratteristica che si sposa comunque col lavoro dei Beckers. Come sì, anche gli Alinari fotografavano. Anche gli Alinari, gli Alinari, sì, elevato, sì, certo, sì. Anche gli Alinari c'erano sempre la stessa modalità, no? Con la... ragione, Francesco, però ci sono dei fotografi delle piramidi. Ma è come il topo, topo della piramide, che non fanno come i Becker, che mettono l'oggetto al centro. Sì, no, che adesso, la cosa alcune, dai, non tutte, diciamo, no, più difficile da digerire per me, che ci sono delle fotografie di oggetti e il bordo non c'è. Sì, tutto sommato, ad esempio, mi sembra che alcune opere di Sugimoto riferite a
degli ingranaggi, sì, pile spirali, esatto, queste cose, gli ingranaggi, sì, sì. Hanno questa relazione, non a caso, sì, è vero. Sugimoto, anche quelle sono molto scultore. Sugimoto non è considerato un fotografo, ma è considerato un artista che lavora utilizzando la fotografia. Sì, che poi cazzate, perché alla fine le foto non le fa occasionalmente, fa solo fotografia, le fa anche fatte bene, no? Quindi voglio dire, sono diciamo così, formulette, no? Utili più al marketing che all'essenza stessa del lavoro. Senti, ma a questo proposito, quando eravamo giovani, 20 e passa anni fa, ci incazzavamo sempre con quel sistema dell'arte, no? Con i giornalisti, gli amministratori della cosa pubblica, con i, diciamo, i mass media, no? I mezzi di informazione, perché la fotografia era sempre un po' squalificata, no? o perlomeno era trattata in maniera squallida, non sempre la fotografia interessante finiva nei musei, magari ci finivano anche cose molto discutibili. E sono passati più di 20 anni, secondo te è cambiato qualcosa in questo periodo? È un po' meglio, un po' peggio di 20 anni fa? Com'è la situazione? È cambiato pochissimo. Sempre qualcosa si è cambiato, ma poi nella sostanza no. Io ti posso dire, secondo me è peggiorato, forse non voglio far pessimista. Sai perché? Perché è passata cosa che 20 anni fa che ci lamentavamo non c'era, la mentalità aziendale anche nel bene culturale, no? Bisogna fare i numeri, no? Quindi anche le proposte culturali vengono vagliate dagli amministratori e accettate sulla base con una logica aziendale, bisogna fare numero, bisogna fare profitto, come anche la sanità fa ultimamente, quindi in qualche maniera forse la situazione è un poco peggiorata, però è una mia impressione, non so, ditemi voi, anche tu Cesare, Francesco, ditemi voi. Roland Barthes dice che si fa di tutto perché scriveva, che si fa di tutto perché la fotografia diventa arte. Ma una peculiarità dell'arte, dice, è quella di essere folle, pazza. E sì, ma inaddomesticabile. Istruendola ne neghi, la squalifichi da questo punto di vista. Quindi il fatto di farla diventare arte è negativo. Da una parte è un vantaggio per i fotografi che vendono un prezzo più alto, no? E tutto il sistema naturalmente incentiva questa cosa, no? Dai galleristi diciamo, agli artisti stessi, no? Quelli più furbi e così via. No, io aggiungerei un particolare. Se tu prendi un fotografo bravo, faccio un esempio, no? Fotografo bravo e prendi il sistema espositivo. Allora, nel sistema espositivo di cui si parlava adesso, trovi della gente brava e trovi quelli che vengono infilati dentro perché hanno tutta una serie di rapporti, di agganci, di relazioni che possono servire, no? Può essere utile. Allora, ma sì, facciamo un'eccezione, mettiamo dentro anche quello là o quella là. Allora, quello che mi fa un po' arrabbiare è che le istituzioni museali che potrebbero tirare fuori quelle persone, quelli che se ne stanno un po' da parte, un po' nascosti, io adesso non faccio nome, però mi colpì molto una persona che mi disse che ma Francesco, mi piace il tuo lavoro, però andrebbe valorizzato, no? Allora, se non lo valorizza un'istituzione museale, chi la deve valorizzare? Il gallerista che deve far profitto. Sì, sì, sì. Ma la galleria eventualmente viene dopo, prima dovrebbe venire l'istituzione. Secondo me sì, hai capito. Un dettaglio, non sono arrabbiato per questo. Va bene.